Professore, per fare in modo che dopo queste 2 ore di dibattito possiamo tornare a casa e vivere meglio la nostra intimità in coppia. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare, non è che perché abbiamo capito che determinate cose non girano in un certo verso, ma avrebbero bisogno di girare in un altro verso, io torno a casa e cambio qualcosa delle mie situazioni e strategie che da anni sono in atto. Cosa fai nella tua coppia? Tu continui a fare le stesse cose, perché nella coppia noi facciamo esattamente quello che è dettato dallo zainetto che noi ci portiamo dietro. Ognuno di noi ha questo zainetto invisibile in cui c'è dentro tutto quello che strada facendo ha tirato su, perfino la consegna familiare che viene da molto lontano. Quello ha un peso, quindi vedo delle persone che a volte sono veramente già tirato da un lato all'altro e qualcuno dice stai dritto. Secondo te stanno dritto? Non possono star dritto, quindi si sono impostato la vita in seguito, hanno cercato un partner in seguito, hanno fatto tutto a secondo loro immagine e assomiglianza. Adesso, anche se loro capiscono, leggono in un libro importante quello che sarebbe importante da fare, tu hai bisogno di cominciare a giocare te stesso, cominciando a sfilarti questo zainetto e cominciare a vedere cosa porti tu nel gioco, perché altrimenti come fai a stare nella tua identità femminile se quella è polarizzata maggiormente con qualità maschili? Tu dici è normale, oggi la società me lo permette, te la permette anche, ma tu paghi un prezzo salato. Non so, una volta che hai capito quanto paghi in verità, se sei ancora...